Ben ritrovati amici di Cosmopolis Media, oggi 16 dicembre comincia ufficialmente in quasi tutta Italia la campagna vaccinale contro il coronavirus per la fascia 5-11 anni. Siamo nell'Istituto Comprensivo Statale Vincenzo Martellotta, che è stato selezionato insieme all'Istituto Viola per funzionare da hub vaccinale in orario extrascolastico. I pediatri sono già pronti all'interno a somministrare le prime dosi ai loro piccoli pazienti. Come si è organizzata la vostra scuola per questa campagna vaccinale? L'ASL, lo Stato, ha chiamato a raccolta la scuola tutta, la scuola è presente. E alcune delle scuole hanno maggiori strutture, tra le quali la nostra, e abbiamo immediatamente detto sì sia al direttore dell'USP, il dottor Alfonso, che al dottor Conversano, il dirigente ASL, coordinatore delle campagne vaccinali. Abbiamo dedicato un'ala della scuola in cui si è trasformata in meno di mezz'ora per la sala anamnesi, per la sala vaccinale per i bambini 5-11 anni. Sono 5 giornate che l'Istituto Martellotta dedica alla vaccinazione, oggi 16, poi il 21, il 23, il 28 e il 5 gennaio. Colgo l'occasione per ringraziare i dipendenti, il personale scolastico e soprattutto il personale ATA che alla mia richiesta ha immediatamente detto di sì. Questo perché la scuola non solo ha una funzione istruttiva, ma la scuola deve avere anche una funzione di accompagnamento verso l'idea dello Stato, e per cui se chiama l'ASL, se chiama lo Stato, la scuola dice di sì, la Martellotta ha detto di sì. Quali sono le previsioni di affluenza sulla base delle prenotazioni che avete ricevuto finora? Beh, questo è difficile dirlo in questa fase, abbiamo più o meno un'adesione intorno al 30-40%, però come potete vedere c'è la collaborazione dei pediatri Libera Scelta, che stanno anche loro chiamando i loro assistiti in modo tale che ci sia questa sinergia tra la sanità pubblica territoriale e i pediatri Libera Scelta e poter arrivare a coperture anche molto più alte rispetto a quello che ci aspettiamo in questo momento. È importante far comprendere l'importanza di questa vaccinazione in questa fascia di età, che serve innanzitutto a proteggere anche questi bambini piccoli dagli effetti che, ancorché non frequenti, ma purtroppo esistono gli effetti anche gravi del Covid nei bambini più piccoli, ed anche per collaborare e contribuire a ridurre la circolazione del virus e evitare i contagi anche presso la popolazione più adulta. Siamo qui con il pediatra dottor Infesta. Dottore, molti genitori sono, diciamo, in un limbo di indecisione se vaccinare o meno i propri figli. In questi giorni si stanno diffondendo varie notizie sugli effetti collaterali presunti di questo vaccino. C'è chi parla di miocardite, di una presunta interferenza con lo sviluppo puberale. Che cosa sappiamo in realtà a livello scientifico degli effetti collaterali del vaccino sui bambini? Lì ha detto bene dicendo presunti. Sulla miocardite ci sono delle evidenze scientifiche acclarate, però ovviamente è in una situazione innanzitutto di benignità, per cui anche se dovesse capitare come effetto collaterale del vaccino, è chiaro che essendo benigno ha un'evoluzione positiva e quindi naturalmente passa nel giro di qualche giorno. Per quanto riguarda l'evoluzione puberale, questo lo posso smentire categoricamente. Non esiste nessuna interferenza del vaccino, né ci devono spiegare dal punto di vista scientifico queste fake news che circolano, alcuni anche pensando che l'RNA messaggero possa in qualche maniera interferire non solo nello sviluppo puberale, ma in uno sviluppo generale dell'organismo del bambino o comunque della persona che si vaccina con questo tipo di vaccini. E Franco Locatelli, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ha parlato invece di effetto del Covid sui bambini e ha citato questa sindrome infiammatoria multisistemica. Che cos'è e perché è collegata al Covid? Questo virus, quando entra nel nostro organismo, può determinare gli effetti più disparati. Per quanto riguarda i bambini, la forma multisistemica che colpisce sia il cuore, sia i reni e il cervello del bambino possono in qualche maniera determinarne una situazione grave dal punto di vista clinico, e in effetti tra gli effetti che si possono manifestare nella malattia da Covid nei bambini. Ecco perché le attuali statistiche comunque portano 9 decessi di bimbi in Italia negli ultimi tempi.
E quindi è una malattia seria, una malattia molto seria. Ecco perché c'è questo input a voler vaccinare, a dover vaccinare anche i bimbi, proprio in un'ottica di questo genere. Alcuni genitori ci chiedono: mio figlio è un soggetto allergico, può fare il vaccino? Ci sono delle controindicazioni nei bambini per questo vaccino? Le controindicazioni sono quelle di un po' di tutte le vaccinazioni, perché non ci scordiamo che comunque è un vaccino assimilabile ai vaccini anti-influenzali. I soggetti allergici, a meno che non siano allergici proprio ai componenti delle sostanze contenute all'interno del preparato vaccino, è chiaro che per gli altri casi un'allergia alla polvere o ad altre sostanze non ne controindicano l'uso. Perché vaccinare, appunto, alla luce di tutto quello che ci siamo detti, i bambini contro il coronavirus? Per evitare che l'infezione da coronavirus possa determinare effetti drammatici sulla salute del bambino, e le abbiamo detto la malattia multisistemica o addirittura il decesso, determinare una circolazione ancora del virus che, come sappiamo, sta diventando sempre più aggressivo nei nostri confronti, e soprattutto fare in modo che anche i bambini, così come per le campagne anti-influenzali, abbiano una protezione nell'ambito della famiglia, soprattutto per i soggetti più fragili dell'ambito familiare, perché non ci scordiamo che purtroppo nelle terapie intensive ci sono tutt'oggi anche soggetti che, pur vaccinati, essendo molto fragili per patologie cardiovascolari o oncologiche in modo particolare, possono essere ancora suscettibili al virus e quindi avere grossi effetti collaterali.